Allora, mi viene in mente, giusto di qualche esempio, poi dimmi se ti viene in mente altro. In Inghilterra ho visto alcuni casi interessanti. C'è una realtà in particolare che continua a sfornare siti. Uno è They Work For You, lavorano per te, dove in sostanza fanno dei profili, riepilogano, seguono le attività dei politici e vedono esattamente che cosa stanno facendo, quante volte sono presenti in aula, tutta una serie di schede dettagliate per tenerli sotto controllo, no? Tenerli d'occhio. Questo è un esempio, però ce ne sono parecchi anche di cane da guardia, no? Diventa la rete rispetto alla politica. Sì, la rete in questi casi può diventare un po' un palazzo di cristallo, no? Che molti dicono debba essere la pubblica amministrazione, debbano essere i nostri rappresentanti, cioè io devo poter guardare. Io le ho votate, sono i miei rappresentanti, io e loro devono essere trasparenti. Ecco, Internet in questo senso ci offre una possibilità straordinaria. Parlo di questi esempi, ce ne sono alcuni italiani, Open Phone, per esempio, e in America si chiama Open Phone. In America ce ne sono tantissimi, in cui di fatto si può seguire passo passo, un po' da sfida, quello che fanno i nostri politici. E controllarli anche per vedere se sono preso con te, ti piace? Datemi un segno di vita, ci siete ancora? È ancora un quarto d'ora, ci siamo ancora. Punti, suggerimenti, domande, diteci la vostra, se no c'è anche a fare la lezioncina in università. Se c'è qualcuno mi fa un cenno e arrivo immediatamente, altrimenti tra di voi così almeno mi prendo fisicamente. Va bene Antonio, quindi abbiamo detto gli strumenti. Ti faccio una domanda, così, mia curiosità, visto che tu questo mondo della rete, della politica lo conosci bene, se fra di noi, qui, ci fosse qualcuno che vuole lanciare un movimento politico, vuole fare qualcosa di reale, di concreto, di pratico, non vuole solo star lì a sentirsi raccontare le solite storielle della rete, internet, no, ma vuole fare qualcosa di concreto. In tre passaggi, siamo in grado di dare, come dire, una soluzione per essere attivi, protagonisti, visto che si parla sempre che la politica in Italia va migliorata, cosa si può fare? È proprio un movimento nuovo, come se ne fossero pochi, anche un pochino più piccolo, No, però la partecipazione attiva, sì, no, facciamo sempre i movimenti, i partiti che non è complicato, però, che ne so, un'organizzazione, una situazione che si muova anche all'interno del processo politico, perché no? In realtà è anche, come dire, culturalmente anche abbastanza facile, perché non c'è bisogno di grandi cose per aprire un blog o un sito. E di fatto tutto a portata di mano. Io quindi per partire da questo, primo step è quello, aprire un luogo dove si può scrivere e si è riconosciuto. A quel punto bisogna però fare una cosa più difficile, perché aprire e scrivere è facile. Poi bisogna farsi vendere. E lì l'unica cosa, Marco, l'unica cosa che poveraccio che voglio farlo è avere un po' di pazienza. Perché c'è, come dire, è vero che internet è veloce, è vero che andiamo velocissimo, la tecnologia corre, però le idee si muovono ancora abbastanza lentamente. Quindi bisogna avere pazienza, insistere, continuare a discutere con le persone, anche lo stesso percepito, non da un giorno all'altro, si può organizzare un giudei, da questo che anni, passa. E avere quell'atteggiamento di conversazione che ti porta a parlare con le persone. E c'è una cosa bella di internet, Marco, è che ti permette di conoscere le persone, e ti permette di incontrare le persone che sono sensibili. Allora, stai lì, parli, finché alla fine le persone che sono sensibili magari vogliono aiutarti in questa follia di movimento arrivano. Quindi, di fatto, sempre da una comunità. Ecco, lei vuole aprire vuole fondare un movimento. Abbiamo un fondatore di raccolta. Cioè, il succo sta persone simili. Ora quello che non ho capito, e forse non lo capirò mai, è possibile far cambiare idea a qualcuno? È possibile con bla 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 che qualcuno cambia idea? Cioè, nel senso, io sono per Berlusconi, qualunque cosa dico Berlusconi, qualunque cosa non dica, per me va tutto bene, perché sono un Berlusconiano.
sono contro Berlusconi. Tutto va bene, tutto va in quella direzione, tutto io enfatizzo, allarme, però 0-0, 1-1, non abbiamo fatto niente, non abbiamo risolto niente. Per questo prova a chiudere la domanda, una domanda è di cancellare il dialogo che la rete può aiutare a far cambiare il dialogo. Sì, no, è chiaro, la domanda io... O forse è una conversazione solamente, come dire... Secondo me no, cambiare le persone non si direbbe nemmeno un rapporto di matrimonio mentale, che vogliamo giocare. Però c'è un però. Attraverso la rete si possono attivare delle energie profonde. Cioè, in America quello che sta accadendo, e Obama è riuscito, ha attivato la partecipazione sempre delle giovani generazioni, che prima la politica non fava. Allora, se magari non puoi far cambiare idea a un berlusconiano o un bersoniano, però puoi attivare delle energie sottili di partecipazione politica che, come dire, innovano la politica delle persone che prima non volevano e che attraverso la rete riescono. Non so se ho risposto, eh. È difficile rispondere, è una domanda complicata, eh. Un altro punto di qui, altra. Ecco, io avrei un tentativo di risposta per la domanda che è stata appena fatta. Cioè, cambiare idea non è internet che fa cambiare idea, però ti aiuta appunto a trovare le altre persone con le quali puoi fare pressione. L'anno scorso, per esempio, ci fu quel progetto di riforma dell'editoria di Levi, chiamato Levi Prodi. A un certo punto ho mandato un paio di mail, di cui una a Marco e altre ad altre riviste molto lette su internet, e al posto di mandare tanti comunicati stampa, due giorni dopo ne ha parlato Grillo e tre giorni dopo era sul Times e la riforma si è fermata. Quindi ci sono delle possibilità, anche alla domanda che è stata fatta prima, di influenzare politicamente. Cambiare è un'altra cosa.